e Ziliani, tra l'altro il migliore del ruolo. Vediamo che proprio lui a presentarsi dagli 11 metri, Ziliani contro Scotti. Tutto pronto, parte Ziliani, tiro parato da Scotti, i Vibili, vince la Coppa Emilia, Eugenio, andiamo sul presidente Grassi, Eugenio. Il primo trofeo che alziamo dopo 5 mesi, siamo contenti perché non ce l'aspettavamo neanche, insomma, così rapidamente di portare a casa una cosa così importante. Sono felice per i tifosi e per tutti. Grazie. Che fatica però, eh? Grazie, ormai. È più bello, è stato più bello, no? Complimenti, presidente, complimenti. Grazie. Eccola qui, foto di rito, eccola qui, si è alzata la coppa. Conquista la vittoria, canta l'inno, recita l'inno e noi su queste note diamo la linea al canale. Mister Alessandro Mastronicola, innanzitutto complimenti, primo successo nell'era Giorgio Grassi, primo successo anche per te a livello personale come trainer. Sì, il primo obiettivo di questa stagione è stato centrato, con tante difficoltà, però con tanta voglia di portarlo a casa questo risultato, quindi con una gara sicuramente non spettacolare, però con una gara giocata con il coltello fra i denti in tutti i reparti, in ogni zona di campo, e quindi credo anche abbastanza meritata, dai, diciamo così. C'è un saggio che dice: la pazienza premia gli audaci. Oggi voi siete stati veramente bravi e pazienti, perché nonostante il ruolo fosse una formazione che ci chiudeva ottimamente, questo occorre dire, vi ha creato qualche difficoltà più del previsto, voi avete avuto la pazienza e nonostante foste in 10 siete riusciti addirittura a centrare l'impresa grazie ai calci di rigore. Sì, sapevo che il Rolo era una squadra molto tosta, che giocava molto bene sulle seconde palle, che era una squadra molto aggressiva e con alcune individualità importanti. Noi allo stesso modo abbiamo provato a fare la nostra solita partita, però effettivamente il Rolo ci ha creato tante difficoltà, anche se poi le occasioni magari più limpide le abbiamo avute noi, tranne nell'occasione del gol annullato al Rolo, però da qui da lontano non riuscivo bene a vedere. E alla fine, come hai detto te, siamo rimasti in 10, quindi ancora di più si è vista quella voglia di portare a casa questo risultato, e i ragazzi sono stati grandiosi sotto questo punto di vista. Tabacchica si riempie di trofei e adesso, dopo aver preso questo vizio, occorre non perderlo. Ah, quello sicuramente, quanto a vincere aiuta sempre a vincere, quindi le vittorie fanno sempre morale, ti permettono di lavorare meglio, ti permettono di superare meglio la stanchezza, di riposare meglio, però ovviamente anche questa partita ha dato delle indicazioni molto molto importanti, e quindi queste sono da tenere bene in considerazione per il proseguo del campionato. Tu che sei una bandiera di questa squadra, anche una realtà, ti chiedo a chi dedichi questa vittoria. Questa vittoria la dedico in primis a tutti i tifosi che ci seguono e ci hanno seguito anche oggi. La dedico ovviamente alla società, che è una nuova società, la nuova era di questa società, e quindi anche per loro è il primo traguardo e quindi una vittoria e una coppa da tenere in bacheca. E la dedico a tutti i ragazzi, e ovviamente credo sia più tutta loro questa vittoria, insomma. Allora, con Scott Allotti più volte nel corso della diretta di quest'oggi abbiamo manifestato il tuo motorino sprint, perché anche nei tempi supplementari non abbandonavi mai quel pallone, lo rincorrevi dappertutto. No, questa comunque è una delle cose più fondamentali che ci chiede il mister, di sempre rincorrere la palla quando la perdiamo, oppure di temporeggiare, dipende dalle partite. Però io sono uno che comunque, se c'è da rincorrere la palla, vado sempre, anche se mancano 2 minuti alla fine oppure se è appena iniziata la partita, quindi quello non è un problema. Tu sei originario qui del posto e ti chiedo, la vittoria di oggi a chi la dedichi in particolare, se dovessi scegliere solo una persona? Sono una persona, mio fratello, perché comunque non è un gran periodo, dai, perché sono successe certe cose, comunque gliela dedico a lui.
ci uniamo ovviamente anche noi al saluto per tuo fratello. Il Rimini che oggi ha saputo soffrire, sembrava che questa gara non riuscivate mai a sbloccarla, infatti poi sono arrivati i calci di rigore e anche lì, occorre dirlo, datti merito, hai mostrato una freddezza di un veterano. Sì, comunque le finali sono sempre partite secche, quindi non c'è mai una squadra che prevale sempre sull'altra. È stata una partita molto tesa, loro ci hanno messo molto del loro, molta grinta e molto spirito di squadra, ma alla fine i tempi regolamentari supplementari non sono stati un po', dai, sempre lì palla a centrocampo, attacchi a noi, attacchi a loro, quindi non è prevalso comunque una squadra sull'altra di molto. E ai rigori lo volevo tirare tra i primi cinque, solo che c'erano altri tiratori prima di me, ho tirato il sesto e mi è andata bene. Senti, però battuta finale l'abbiamo fatta con Mastro Nicola, la facciamo anche con te. Adesso la bacheca si riempie e bisogna non perdere il gusto per ottenere altri trofei. Sì, assolutamente. Noi, questo è solo, per noi deve essere solo il punto di partenza, comunque il primo trofeo, e andare a vincere tutti gli altri possibili. Quindi noi puntiamo sempre a vincere qualsiasi cosa c'è in palio e siamo fatti così come squadra, quindi... Grazie mille Scott e complimenti davvero. Grazie mille. È più grande la Coppa o è più grande Adrian Ricchiuti quest'oggi? Perché tu rientravi da un infortunio, eri già rientrato in campionato, però abbiamo visto anche una partita molto sofferente per te, perché ti hanno bastonato dal primo all'ultimo. L'importante era vincere e portare a casa questo trofeo, e sono contento, orgoglioso di averlo sollevato. È il secondo che sollevo con questa maglia e... Ma ripeto, guarda, è stata una partita difficile, per giocare bene ci vogliono due squadre, ma se viene qua a fare una finale a giocare caccia all'uomo non è una finale, quindi noi abbiamo cercato di giocare a calcio, ma purtroppo il calcio era così e loro troppo rinunciatari a giocare, però l'importante era vincere. Adrian, a distanza di anni quanto vale questo trofeo che tu adesso stai tenendo in mano per te a livello personale? Perché tu hai sempre detto di sentirti riminese. Per me vale tanto, sono orgoglioso di aver sollevato ancora una volta un trofeo dopo tanti anni e sono fiero, l'ho sempre detto. Finché ci sarà posto per me in questa società, con questa maglia, sarò sempre al suo fianco. E adesso dicevo anche a Mastro Nicola Scottarlotti che non bisogna perdere il vizio di vincere e di aumentare i trofei in questa bacheca personale. No, quello sicuro, però io sono più adesso, da domani pensiamo al campionato, perché oggi è il sottoscritto, tanti ragazzi siamo usciti con un po' d'acciacchi, perché è un campo molto difficile questo qua, un sintetico, non è un sintetico come il nostro, quindi recuperiamo le forze domani per cercare domenica, perché sarà una partita altrettanto difficile con una squadra che è molto simile a questa. Dopo questo trofeo che hai in mano, concludiamo con una battuta: pesa più la Coppa o la maglia del Rimini? Ma pensano tutte e due, soprattutto in questa categoria, quando il Rimini è destinato a vincere, e noi cercheremo di farlo sul campo e non a chiacchiere. Arrivederci. Facciamo i complimenti a Pilota Mai, ma tu prima di tutto volevi rivolgerli alla squadra. Sì, secondo me i meriti vanno alla squadra, sono loro che vanno in campo, sono loro che oggi hanno sofferto non giocando bene, però quello che importa per la soddisfazione sia loro che della gente che è venuta, che il Rimini ha portato a casa una coppettina che comunque vada ci soddisfa, perché i ragazzi si impegnano, sudano, e sia noi che come il Rolo alla fine a vincere una gara di questa entità ci si tiene, ecco. 4-5 mesi fa arrivava la delusione per te, forse anche qualcosa in più a maggio, di aver perso il campionato con la FIA ai danni della Marignanese. Stesso campo, stesso stadio, e oggi a distanza di mesi ti ha regalato finalmente quello che la vita poi ti dà, no? Un successo e davvero una grossa soddisfazione per te. No, io sono felicissimo, anzi a un certo punto dicevo che questo stadio non mi portava fortuna, perché si allungava sempre di più la partita, il minutaggio, ho detto cavoli, anche oggi, poi i calci di rigore e tutto, io sono molto contento, ma soprattutto ripeto, sono contento per i ragazzi. Ovviamente vittoria che vale doppio, davvero un applauso per te e per tutti i ragazzi, però che sofferenza oggi. Oggi è stata una sofferenza, è stata uno che non è venuto, è stata una partita vera, tanto l'abbiamo vista tutti quanti assieme e loro ce l'hanno messa completamente tutta, è una squadra che comunque ha sfruttato quali sono i loro caratteristiche, e non ci hanno permesso neanche un minuto di giocare, quindi noi siamo andati in difficoltà e con queste squadre qui noi andiamo in difficoltà sempre se non sblocchiamo immediatamente la gara. Faccio i complimenti al Rolo, però li faccio anche a noi, perché fondamentalmente con un pizzico di fortuna abbiamo portato a casa una coppa.
e non li facciamo a te, ti lasciamo andare. Grazie, grazie, grazie a voi. Patron, presidente, io ormai non so più come chiamarti, Giorgio, ti do anche del tu. Questa, dicevo prima con Pietro, facendo una battuta, era con te nell'avventura dello scorso anno con la Fiera Riccione, qui qualche mese fa perdevi un campionato. E adesso il destino ricongiunge tutto, no? La vita ti porta tutto indietro e oggi, a distanza di mesi, praticamente festeggi il tuo primo trofeo con la realtà del Rimini. Grandissima soddisfazione. Grazie. Sì, effettivamente è così, perché quando abbiamo perso il 15 di maggio contro il Castrocaro, lo spareggio che per noi significava le cene, per noi, parlo di quel tempo, il lo tempore si dice, no? A quella volta. E quella volta fu una sconfitta dolorosa, perché non è mai bello perdere, soprattutto dopo un campionato come aveva fatto la FIA, condotta sempre alla grande, sempre a un punto dalla Marianese, che a sua volta aveva fatto un campionato straordinario. Oggi, diciamo, la soddisfazione è che con il Rimini dopo 5 mesi già mettiamo in bacheca qualcosa, è l'inizio, e credo che sia ben augurante, perché 5 mesi per un trofeo così, cosa potevamo chiedere di più? Siamo primi in campionato, siamo primi teoricamente nella regione per quello che riguarda anche questo altro campionato che è la Coppa, abbiamo fatto filotto, e non abbiamo mai perso anche in Coppa. Io credo che i tifosi ci seguono, sono andati via molto molto contenti. D'altra parte, alla famosa lotteria dei rigori, alla fine Ciccio ci ha salvato, perché ha fatto la parata più importante, era quella, insomma, che ci ha mandato in paradiso, e questo, e i tifosi sono andati a casa contenti, con la gioia di aver visto questa società che rinasce, e hanno gustato il nostro buonissimo brulè, che quindi la giornata è stata bellissima. Anzi, volevo solo dire, visto che mi lasci ancora il microfono, voglio ancora ringraziare il Rolo, la squadra, per come si sono comportati. Sono stati agonisticamente molto intensi, però hanno fatto la loro partita. Questa sera sono a mangiare a Riccione, e Riccione speriamo, come sempre, si dimostri ospitale con queste persone che hanno dedicato la giornata alla loro squadra, e penso poi anche stasera, visto che siamo dilettanti, sono dilettanti, penso che festeggeranno anche loro, magari con un po' più di amarezza, però festeggeranno anche loro. Ti voglio lasciare il microfono ancora per un minuto, perché c'è un dato statistico di oggi che a te ti farà molto piacere. Il Rimini, rispetto al Rolo, aveva tantissimi giovani nella formazione titolare, uno di questi è nato qui a pochi chilometri, a Coriano per l'esattezza, come Scott Arlotti. Walter Bellini la scorsa settimana ha precisato l'ottimo lavoro che stanno svolgendo con il settore giovanile. Il settore giovanile sappiamo quanto sia caro alla dirigenza e al patron Grassi. Allora, questo è l'auspicio per poter ripartire dopo soprattutto una vittoria come questa. Io ribadisco che io nasco come imprenditore del calcio proprio dai settori giovanili. La Trevillaggi, come sanno tutti, Riccione, Misano, Sant'Andrea, insomma, io sono molto felice di aver dato il via a questi processi anche di aggregazione. Tra non molto saremo più di 1000 ragazzini che in qualche modo gravitano poi attorno a Rimini, perché Rimini è la realtà più importante, io l'ho definita il sole attorno a cui devono girare tutti i satelliti e i pianeti. E la rinascita di Rimini passa dalle 5 gambe che io ricordo sempre, ma in assoluto rinascerà dall'attenzione che daremo alla cura al settore giovanili. Da qua che devono nascere i nuovi Arlotti, i nuovi, adesso non mi vengono i Giua, devono nascere i Mignani, i Contarini, insomma tutti i ragazzi che stanno già giocando, e chiaramente tra di loro dovranno uscire anche le risorse poi dopo in futuro attraverso scambi con le grandi società per crescere, arrivare il più presto possibile tra i professionisti. E tu, a mio modo di vedere, hai dato la migliore risposta, perché se 4-5 mesi fa prendevi il Rimini e sulla carta era una grande vittoria, adesso oggi è alzato il primo trofeo, passami il termine, materiale. Sì, io non vorrei dare troppa importanza o più importanza di quanto ne abbia, diciamo, questo trofeo. È una soddisfazione, perché abbiamo fatto giocare sempre anche ragazzi che hanno giocato poco, quindi è giusto che il mister li abbia fatti giocare anche questa volta, come hai sottolineato tu. Non dico che hanno giocato le nostre seconde linee, perché
io ho detto abbiamo 25 ragazzi e sono tutti quanti sullo stesso piano. È chiaro che poi dopo ci sono delle esigenze che ti portano a individuare quelli un pochettino più pronti per portare a casa anche il campionato, però quando è stata ora anche quelli che hanno giocato di meno hanno dimostrato di essere pronti, e se è vero quello che mi dici, la soddisfazione è ancora più grossa, perché non era facile giocare contro una squadra smaliziata, preparata fisicamente, molto aggressiva, e nonostante questo, insomma, come abbiamo visto, abbiamo portato a casa il risultato. Ma credo che è l'inizio, è una piccola soddisfazione che ci stiamo prendendo in attesa a maggio di fare la festa vera. Ecco, la festa vera sarà quando il Rimini tornerà in D, giocherà in D, e sarà l'inizio poi di una scalata che speriamo sia che ci porti molto molto lontano. Cosa che ci auguriamo tutti. Grazie ancora e complimenti. Grazie Daniele, grazie di tutto. Poi a metà febbraio verrò in trasmissione e spiegheremo magari nel corso di tutta la puntata le cose che stiamo facendo, quello che stiamo facendo con l'amministrazione, i progetti, e credo che i tuoi telespettatori abbiano piacere di che mi sottoponiate al vostro fuoco di fila di domande, alle vostre curiosità, perché credo che siano anche le curiosità, insomma, della città, di chi segue il calcio, che cosa né di noi in questo momento e che cosa potrà succedere di noi nei prossimi mesi, quello che vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Grazie. Daniele, grazie ai tuoi anche telespettatori. Grazie a te televisive, dirette streaming. Qualcuno non era presente per via dell'orario sul posto, però quando ha letto sulle bacheche dei social network Francesco pare il rigore decisivo, tutti a festeggiare non tanto la coppa ma la bellezza che ha regalato Francesco questa grande parata. Per me è un motivo d'orgoglio il legame che c'è con questa piazza, con questa gente, tanto ormai è difficile da nascondere, no? Mi sento uno di loro, mi sento la maglia tatuata addosso, e quindi per me è una grande soddisfazione dare soddisfazione a loro, perché alla fine io indosso la maglia di una città e farò sempre di tutto per onorarla. Io prima ho fatto un discorso per quanto riguarda il destino sia con il tuo direttore sportivo che con il tuo presidente. Cosa intendo con questo? Mentre loro l'anno scorso perdevano un campionato qui in promozione romagnola con la FIA Riccione, a 5 mesi di distanza nello stesso stadio hanno ottenuto il trofeo, il primo con il Rimini. Tu 5-6 mesi fa perdevi lo spareggio play-out neanche a fare la posta con il Rimini, con l'Aquila, e ti ritrovi 5-6 mesi dopo con la maglia dei Rimini a vincere a distanza di anni il primo tuo trofeo personale. Sì, ora questa è il passato, a me non piace andare all'indietro, quindi cerco sempre di guardare avanti e di ottenere sempre il massimo, di migliorare e di andare avanti. E per me è una grandissima soddisfazione aver vinto il primo trofeo con il Rimini, perché alla fine era quello che volevamo, e l'avevo anche promesso a un ragazzo della curva, a Ciccio di San Giuliano, che sappiamo tutti che sta poco bene, quindi lo salutiamo, tra l'altro Francesco, salutiamo, e quindi le promesse vanno mantenute. E mi hai già anticipato, volevo chiederti a chi veramente volessi dedicare questo trofeo, ma l'hai già detto, e quindi a me non mi rimane che dirti complimenti davvero per la gran parata, complimenti a te e i tuoi compagni, ancora una volta Francesco Scotti ha detto che è presente tra i pali biancorossi. Grazie a tutti e grazie a voi.